No, voglio aggiungere un'informazione che è quasi di servizio, che direi che è molto preoccupante per quanto riguarda proprio la Sicilia e Palermo in particolare. Non solo i vaccini antinfluenzali, che onestamente dovrebbero essere fatti e non si trovano, ma c'è un problema specificamente a Palermo per i vaccini che riguardano i bambini appena nati. Ci sono molti articoli di giornale che ho letto nel corso di queste settimane, che testimoniano una cosa molto drammatica, perché voi sapete benissimo che un vaccino per un bambino, se non si fa entro una certa Certo. data, adesso non lo so se sono 6 mesi, 1 anno dalla nascita, questi vaccini, cosiddetti Sì, non ci quadrivalenti, credo. insomma, quelli che riguardano le malattie Cioè, è una conquista che di devono essere civiltà, è strano per vaccinate, tutti non si noi può poter fare far più. fare i vaccini ai nostri figli, diciamo la verità. Esatto. Tornare indietro è E dura. la situazione è di questo tipo. Per questo motivo, voglio dire con grande chiarezza, io penso che la cosa giusta sia avere un governo nazionale che individui delle zone. Eventualmente, io ho apprezzato molto l'intervento che ha fatto il presidente Giani. Devo dire che anche il presidente dell'Abruzzo, che è di un partito politico diverso, di Fratelli d'Italia, ha detto a questo punto basta polemiche. Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione, cioè in questo Ma devo momento dire che la anche cosa Zaia ha che fatto veramente. un'intervista oggi molto importante su questo tema dicendo basta egoismi, dobbiamo stare uniti. O Insomma, Zaia, io credo che certo. cominci a Cioè, io circolare questa convinzione. penso che i cittadini hanno il diritto di vedere un'unica gestione che deve essere obbligatoriamente coordinata dal livello nazionale e che deve avere però, dal punto di vista nazionale, la responsabilità di ascoltare chi è in prima linea, e cioè i presidenti delle regioni. Allora, devo arrivare un In momento questo a Napoli. momento.